Bene, eccoci qua per la nuova rubrica della News Mountain Bike, MTB News, poi decideremo il nome perché ancora non abbiamo deciso. Quest'oggi parliamo di roba che ci interessa un po' più dal vivo, quindi cambi e sospensioni fondamentalmente. Diteci anche la vostra, ovviamente, come sempre. È un argomento che ormai da anni che si cerca di migliorare e rendere un po' meno soggetto a rotture, che è il cambio, il deragliatore posteriore. E negli ultimi giorni Shimano ha fatto vedere l'ennesimo disegno con tutti i vari codici, misure, come quando lo fece per il cambio nel movimento centrale. Questa volta l'ha fatto forse un po' più serio, forse veramente c'è un cambio nella gestione, nelle costruzioni dei deragliatori posteriori. Nello specifico abbiamo preso spunto anche dall'articolo bellissimo che ha fatto su MTB Cult, quindi andatevi a vedere lì tutti i vari disegni, non sto a spiegare il funzionamento. Quello che volevo portare un po' all'attenzione era proprio il fatto di finalmente riusciamo a cambiare questi deragliatori che si rompono sempre in mezzo ai rami, in mezzo ai sassi? Ce la facciamo con tutti gli ingegneri del mondo che girano su e creano motori sempre più piccoli, batterie? È possibile che ancora non si riesca a fare un deragliatore che non si rompe se prendo un ramo? Quindi cerchiamo di abbassare ste gabbie, cerchiamo di ridurre tutto. Forse Shimano con questo sistema ce la potrebbe fare. Dal disegno sembra una cosa abbastanza seria, anche abbastanza semplice da realizzare, quindi vedremo che magari 2024-2025 non ci sia una modifica a questi deragliatori per renderli un po' più corti e un po' più vicini alle cassette. Bene, detto questo, piccola parentesi ma proprio velocissima sulle sospensioni. Non voglio parlare ancora di sospensioni, cosa è meglio, cosa è peggio, ma mettere alla luce il fatto che RockShox ha tirato fuori il suo sistema elettronico per la gestione delle sospensioni. RockShox proprio era quasi 7-8 anni fa, girava con le sospensioni elettroniche, me lo ricordo che erano montate su delle bici, anche la Pierre ne faceva uso come primo montaggio. In questo caso hanno liberalizzato, tra virgolette, il nuovo sistema, che è tutto, che fa parte tutto del sistema AXS, che fino a ieri era solo di primo montaggio. Adesso lo liberalizzano per alcuni marchi, tra cui ovviamente Specialized. Non so, costa 3.300 euro. Sono tre formati pre-standard, praticamente XC, Trail e Enduro. Non ne vedo proprio la necessità. Non ha avuto successo e non penso che avrà un grosso successo. O me lo trovo montato sul primo montaggio o a veramente andare a prendere un kit da 3.300 euro RockShox per avere la gestione dell'apertura e della chiusura degli ammortizzatori. Non vedo molto, molto futuro, anche perché comunque uno che va in bicicletta ha un minimo di piacere a mettere le mani sulle sospensioni, soprattutto nel mondo enduro ci dovrebbe essere, secondo me. Far tutto elettronicamente mi sembra un po' troppo estremo. E poi veramente 3.300 euro tra forcella e ammortizzatore. È vero che forcelle top di gamma, anche normalissime, con ammortizzatori top di gamma si arriva sui 2.500 euro sull'enduro, si ha un bel impianto di sospensioni. Spendere addirittura 3.300 euro per non neanche lavorarci, boh, non lo so, sembra un po' strano. Preferirei forse prendere e spendere magari qualcosina in più per qualche piccolo sistema di gestione della telemetria per poi andare a capire veramente come poi funzionano le sospensioni, cosa che ovviamente ha anche il sistema RockShox, però non farei un acquisto globale, non le ho provate. È sicuro e non penso di provarla a meno che non arrivi qualche bici montata originariamente in quel modo lì. Però volevo sentire la vostra. Cambi e sospensioni. Linea alla prossima. Oggi veramente passiamo la linea a Gianluca che è tornato, si è ripreso e vediamo cosa ci fa vedere nell'area tecnica. Ciao a tutti, benvenuti nella rubrica tecnica. Finalmente siamo operativi. Quest'oggi parleremo di una cosa che potete fare tutti quanti a casa, la nastratura tubeless. Ora vi farò vedere tutti i passaggi per avere una nastratura come si deve, dove non ci sono perdite d'aria. Dunque, ipotizziamo precedentemente che abbiamo tolto la gomma sporca di lattice, abbiamo pulito il cerchio è bagnato, lo asciughiamo, poi con un pezzo di carta e dello sgrassante togliamo tutte le varie impurità. Fatto questo, prima del nastro vero e proprio, del tubeless, io preferisco mettere sempre un giro di nastro isolante. Perché questo? Perché come vedete nel cerchio ci sono i vari fori per i nipli. Alcuni cerchi sono già chiusi, ma in questo caso no. Perché mettere il nastro isolante?
per far sì che anche il minimo accenno d'aria non esca. Facciamo tutto quanto il giro del cerchio, coprendo tutti i fori. Cerchiamo di tirare bene il nastro e tagliamo. Ora passiamo alla nastratura vera e propria. Noi usiamo il nastro Makoff, lo ritengo molto valido, è elastico. Dico elastico perché vedrete che durante questo passaggio io cerco di tirare il nastro per far sì che aderisca perfettamente a tutto il canale. Lo posiziono e comincio a tirare in modo tale che tutto, ovviamente il nastro, ci sono di varie misure per ogni tipo di canale, quindi misurare prima il canale e poi prendere il nastro. Basta un giro solo. Tagliamo, la nastratura è fatta. Per essere sicuri che il nastro aderisca bene, con un pezzo di carta, non con le dita, non con le unghie, perché sennò rischiate di tagliare, è sempre meglio usare un pezzo di carta. Andiamo a stirare bene in modo tale che prenda proprio tutto quanto la forma del canale. Grazie. E questo? Questa è questo è un cerchio di prova, quindi... Ah, un'altra cosa, io ora ho fatto una prova sul cavalletto. Se non avete il cavalletto non succede niente, l'importante è non tenete il cerchio per terra perché rischierete di graffiarlo. Cercate di tenervi o sulla punta del piede o magari mettete uno straccio, comunque dovete fare abbastanza leva, quindi abbastanza forza, per stirare quando mettete il nastro. Piccola parentesi, ci vediamo alla prossima puntata. Linea Roma. Buongiorno a tutti e benvenuti alla parte sicuramente più interessante del news settimanale, quello ovviamente curato dal sottoscritto. Perdonateci per gli altri, però cosa volete che vi dica? Ce li abbiamo e ce li teniamo, no? L'Europa ha imposto lo stop della vendita delle auto benzina e diesel a partire dal 2035. Bene, direte voi. Invece viene identificata come una scelta incomprensibile dal punto di vista tecnologico, secondo Claudio Spinaci, presidente dell'Unione Energie per la Mobilità. La fonte è lifegate.it e il fulcro del discorso vuole dirci semplicemente che bisogna sempre guardare l'intero ciclo di vita delle produzioni energetiche. Il full electric in sostanza non può essere l'unica soluzione. Ci sono alternative come i low carbon liquid fuels, che a detta sua di Claudio Spinaci permetterebbero di raggiungere gli stessi obiettivi in termini di emissioni di CO2, ma con indubbi vantaggi economici e soprattutto sociali rispetto al full electric. È un discorso che si può allargare a tutti gli ambiti. Oh sì, ho comprato una macchina elettrica, ho salvato il pianeta. E le batterie da dove vengono? Oh sì, riduciamo la plastica. Abbassare l'utilizzo della plastica, ad esempio, significa contenere un grande problema, a discapito però di un altro grande problema, secondo molti anche più grande dell'utilizzo della plastica, certamente più grande dell'utilizzo delle automobili a metano: lo spreco alimentare. Proprio Claudio Spinaci ci dice che finché le emissioni si misureranno solo allo scarico e non sull'intero ciclo di vita della produzione energetica, staremo sbagliando qualcosa. Finché i cambiamenti ecologici verranno fatti per profitto da multinazionali enormi ed inarrestabili dai governi, piuttosto che per la vera salvaguardia del pianeta, non andremo da nessuna parte. La soluzione non può essere, in sostanza, comprate tutti una macchina da 50.000 euro e salvate il pianeta, perché oltre a non essere giusto e a non essere vero, non è neanche leale. Bisogna sì cambiare il presente per cambiare il futuro, ma bisogna farlo in un modo che sia accessibile a tutti. Ma di questo parleremo ancora più avanti. Grazie e alla prossima!